bravo. La campanella. Ripeto, ci sono capito. Ditemi voi. Allora l'appello continua. Presente. Orleto. Presente. Vecchia. Presente. Sidonia. Presente. Chiedo scusa, un'emergenza. Pronto? Ah, buongiorno signor giudice. Ah, quindi il caso è stato archiviato. Va bene. No, ma non posso venire. Va bene, buongiorno. Scusate, è il giudice. Qualcuno una caramella? Ripeto, ci sono caramelle. No, no. Ripeto, abbiamo giustifiche? Io? Allora, Corle... Presso anche io, posso giustificare. Avete il diritto. Oggi ascoltiamo Recchia e Sidonio. Sidonio, qual è l'ultimo argomento che hai studiato? Il processo penale. Bravo, vai. Allora, nel processo penale l'autore, il PM, chiama davanti a sé l'imputato. I processi di Meredith Garlasco sono processi civili o penali? In civili, perché non si uccidono le persone. Bravo, bravo. Recchia ci parla del processo civile. Allora, il processo civile avviene tra due o più imputati e chi lo avvia viene chiamato autore. Bravo. Facciamo un esempio. Corleto ha prestato una somma di denaro a Contini, però Contini dice no, non è vero, quindi io non gli restituisco i soldi. Chi vincerà? Chi porterà la prova. Bravo. Allora, i voti. Sidonio, il processo civile tra 7 più e 7 e mezzo. Tenendo conto del linguaggio giuridico adottato nella risposta antecedente, 7 e mezzo. Recchia, il processo civile, 8. Voto di Recchia, 8. Questo, posso andare al bar? Allora Corleto, fermati. Ti ricordo, l'articolo 30 del regolamento d'istituto afferma che è severamente vietato andare al bagno all'ultima ora. Inoltre, l'articolo 3 della Costituzione italiana afferma che siamo tutti uguali di fronte alla legge, quindi se vai tu devono andare tutti. Va bene. Io vi spiego le fonti del diritto, io vi introduco questo argomento, voi non lo studiate, poi la prossima volta lo approfondiremo meglio. Silenzio, silenzio! Oh maledizione, a quest'ora un processo al tribunale, devo andare. Buongiorno. Buongiorno.